Il paniere di Merlini. Nel cuore dell'Oltrepò pavese, la tradizione, innovazione e l'unicità dei prodotti tipici. Oltre 30 tipologie di pane, ottenuto con farine speciali di riso, avena, orzo, mais, multi cereali, ma anche pizze, focacce e pasticceria di produzione propria. E ancora affettati freschi, frutta e verdura. A Casteggio, in Viale Giulietti 25, il paniere di Merlini, artigiani dal 1951. Buongiorno a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone, fermate in maniera casuale per le vie di Casteggio, risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. 4 anni, abbandonata per lunghi mesi dalla mamma alle cure della babysitter. Tanto che alla fine i giudici del Tribunale Minorile di Salerno hanno deciso che la tata meritava di adottarla, sebbene lei e il marito, un bambino precario, non siano certo agiati e nonostante debbano badare già ad altri 4 figli. Quella piccola mi è entrata nel cuore e sarà la mia 5ª figlia, commenta ora soddisfatta Silvana, che è la madre adottiva. Per i giudici quindi è prevalsa la necessità di salvaguardare la continuità degli affetti, oltre che la salvaguardia della bambina dopo il sorgere di alcuni dubbi sullo stile di vita della madre e del suo compagno. Cosa ne pensa di questa sentenza? Sono assolutamente favorevole, perché comunque c'è da vedere il bene della bambina e penso che se è arrivato a quel punto lì a dover lasciare 4 mesi con una babysitter e se siamo arrivati a questo punto vuol dire che c'erano effettivi problemi con la madre naturale, assolutamente favorevole. No, io l'ho letta anch'io, mi è sembrata una cosa positiva, ecco, perché una volta tanto si guarda il bene del bambino, non quello dei genitori, come mi pare solitamente facciano. Si litigano per anni e per dividersi i figli, no? Il che il figlio passa sempre in seconda posizione. Questa bimba, 4 anni, poi mi sembra che abbiano detto che sono anziani questi genitori adotti, però l'avevano già avuto in adozione. Quindi, insomma, credo che sia stata una decisione saggia di questo giudice. È il giudice, no? Sì. Sono favorevole, perché secondo me, io appunto ho una bambina di 3 mesi, è la mia, e nonostante il fatto che lavori, ovviamente cercherò di badare a lei il più possibile io, affidandomi a un nido quando tornerò a lavorare, però nel momento in cui tu affidi la bambina a un'altra persona per così tanto tempo, secondo me la madre alla fine risulta poi la babysitter in questo caso, più che la madre stessa. Sono d'accordo a appunto favorire la continuità affettiva per questa bambina, perché la madre ormai non è più la madre naturale, insomma. Qualcuno provocatoriamente dice: i figli piuttosto che farli lasciarli alla babysitter, meglio non farli. Che ne pensa? Sì, sono d'accordo, però alle volte non si sceglie di fare determinate cose. Quindi magari è stata costretta a prendere determinate decisioni, fare determinate scelte e è arrivata a dover lasciare la figlia alla babysitter, però c'è da pensare al bene della bambina. Sono convinta di questa cosa. Beh, insomma, probabilmente, cioè, qui c'è tutto il discorso eventualmente dell'aborto, no? Certo. E quindi apriamo un discorso molto ampio. Appunto, quindi è nato sto bambino e l'hanno accettato e poi non saranno riusciti sia economicamente che anche psicologicamente probabilmente, no? C'è anche il problema di essere capace o meno, a parte l'economia e il denaro che occorre per crescere un figlio. Serve anche un equilibrio psicologico che permetta di crescere in una condizione favorevole, no? Alla crescita. Se la troverà con questi 4 fratellini, io glielo auguro. Allora, da una parte sono d'accordo, nel senso che vabbè, io purtroppo non ho più genitori per cui non posso affidarmi a loro. È vero che io piuttosto che lasciarla a una persona sola preferisco portarla al nido, anche se conoscessi qualcuno che me la tiene in casa tutti i giorni, perché la madre sono io, se devo affidarla a qualcuno è giusto che sia un ambiente un po' più grande, con altri bambini, eccetera. È vero che il tempo in cui ho bisogno della babysitter sono quei 3 anni finché va all'asilo, per cui è chiaro che una persona che lavora e ha bisogno di tenere il lavoro deve affidarsi ad altre persone, che sia un nido, che sia una babysitter, per poi poter mantenere il lavoro e continuare a lavorare dopo che la bambina ha compiuto i 3 anni. Parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività.
Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. Riparti con noi, riparti con Occhio Pavese.